Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di InSport e benvenuti su questa nuova rubrica veramente che non ha nome, non so se glielo daremo mai questo nome. Siamo arrivati a metà degli integratori e metà dei video che dovremmo registrare ancora, non abbiamo trovato un nome per questa rubrica, forse glielo daremo in post-produzione. Questa rubrica è dedicata appunto, come ho già detto, agli integratori che io utilizzo. Mi è stato chiesto fuori dal web di parlare degli integratori, di alcuni integratori che io utilizzo durante la mia attività sportiva. Io vengo dal powerlifting, però con associazioni con influenze importanti del bodybuilding, quindi sono un po' un misto. E faccio anche un tipo di attività outdoor che è quella del football americano. E quindi faccio circa 8 allenamenti a settimana da 2 ore, 2 ore e mezza l'uno. E peso 106 kg e questo che state vedendo in questa serie di video sono integratori che io utilizzo per quello che devo fare, per quello che faccio. Non sono un nutrizionista, quindi non mi sento di dare dei consigli così specifici a voi. Ho studiato in corso sono laureato in scienze dello sport ad Urbino e ho studiato tossicologia degli alimenti, biochimica della nutrizione sportiva, farmacologia e tossicologia del doping, ma non essendo un biologo, un nutrizionista abilitato in questo, non posso dare dosi e consigli. Se sentite l'ambulanza, la salutiamo ed è passata sotto casa mia perché io abito in una via estremamente centrale di Crotone. Ragazzi, oggi parleremo di un integratore a me abbastanza caro, devo essere sincero, non che gli altri non lo siano, la creatina era carissima a me. Anche perché, andate a beccare il video, io ho viaggiato Crotone Urbino facendomi 900 km ogni volta per dare esami e tirocini e quant'altro, quindi avere dei supplementi in energia mi aiutava. Ma andate a beccare il video, vi spiego le cose là. Oggi parleremo di questo. Questo qua si chiama HydraFit e della Named Sport. Allora, io questo integratore l'ho comprato per dare sapore, devo essere sincero, l'ho comprato all'inizio per dare sapore alla creatina perché mi faceva un pochettino schifo prenderla a secco perché non ha un gran sapore, è di buona qualità, però il sapore fa un po' cacare. In più non si scioglieva bene, rimaneva a una buona... Questa non si scioglie tanto bene come tutta la creatina che conosciamo, però devo essere sincero, a me non è piaciuta. Questo qua invece, che non ha misurini, quindi lo dovrò vedere con le manine, è una polvere, non so se si riesce a vedere in video, è una polvere buona, al gusto di arancia rossa, c'ha dei carboidrati e poi c'ha una serie di ingredienti che sono principi, infatti chi li vede potrebbe, questa è quella tabella nutrizionale, chi li vede potrebbe capire chissà che cosa, ma è semplicemente un integratore di sali minerali. È molto complesso, viene sponsorizzato anche dal Giro d'Italia e devo essere sincero, questa dovrebbe essere assunta intra workout, quindi durante l'allenamento. Io l'ho sempre bevuta prima dell'allenamento perché mi scioglievo la creatina, oppure la mattina mi facevo colazione e poi facevo questo tipo, mi scioglievo questo integratore e devo essere sincero, ha un sapore che è buonissimo. Mi piace tanto, le dosi consigliate sono 60 grammi, ma tutto questo è 400 grammi, quindi non dura tanto, dura qualche allenamento. Io ne scioglievo poco di meno, scioglievo intorno ai, devo essere sincero, ne scioglievo intorno ai 20-25 grammi. Ha un sapore molto forte di arancia rossa, è buonissimo ragazzi, io ve lo consiglio se fate sport di endurance o comunque se vi allenate, adesso a Crotone ci sono 40 gradi, se vi allenate nelle palestre e avete bisogno di qualcosa, di un tonico che un pochettino vi sostenga e vi aiuti durante l'allenamento, questo sapete che ha 9 vitamine, e magnesio e potassio, è senza glutine ed è veramente veramente senza aspartame ed è veramente veramente comodo.
Devo essere sincero, ragazzi, è buono e serve. Se avete visto anche gli episodi comunque della cucina Fit, quello dove avevo la telecamera appoggiata qua, avete potuto notare che io lo utilizzo anche per insaporire alcuni tipi di pietanze, per esempio i pancake. Detto questo, ragazzi, io vi lascio... Ah, contiene carboidrati. Questo contiene carboidrati, quindi per 100 grammi contiene 77 grammi di carboidrati. Per le dose, consigliate loro, sono 46. Per quelle che facevo io, intorno ai 30-20 grammi, dovete fare un terzo di 46, non lo so, fatevelo voi a casa e vedete quanto esce. No, sarà 12-24, no, non lo so. No, con la matematica non sono buono, avevo pure scritto ingegneria una volta, fallimentare. Ragazzi, io ho detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Sono dei mini video questi che vi raccontano quello che io... È caduto, ma sta bene. Quello che io assumo durante la mia attività fisica. Io spero che questa serie di video vi stia piacendo, lasciate un like se è così, condivideteli per far vederli anche ai vostri amici, seguiteci, commentate soprattutto, e se avete dei dubbi, dei problemi, comunque volete dei chiarimenti, anche perché qua su YouTube non si può dire tutto quello che si vuole, vi invito a seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook, dove siamo attivi, e allora lì potremo dare dei dettagli un pochettino più precisi, oppure comunque dare delle nozioni più dettagliate appunto riguardo a quello che stiamo facendo già sul canale. Ok ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport, ciao!